Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio dare un indirizzo: 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, New York. Sono sicura che molti di voi ne hanno già sentito parlare. In questa strada si trova una bellissima casa in stile coloniale che ha attirato tantissimo l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia di curiosi. Sono stati fatti dei film e dei libri proprio su questa casa. Ma perché? Perché non è considerata una casa normale, ma bensì una casa maledetta. La sua storia inizia nel 1965, quando la coppia di coniugi De Feo la acquista e si trasferisce a vivere lì con i suoi figli, tre maschi e due femmine. Hanno abitato lì per 9 anni, poi un tragico episodio ha letteralmente sconvolto tutto il quartiere. La famiglia De Feo era stata brutalmente assassinata per mano del loro figlio maggiore. Era il 13 novembre del 1974, quando alle 3 di notte Ronald De Feo Jr. ha sparato brutalmente a tutti i membri della sua famiglia, colpendoli alla schiena con un fucile. Fatta eccezione per la madre, che invece è stata colpita alla testa ripetutamente, al punto da essere ritrovata poi con il volto sfigurato. Ronald Jr. confessò l'omicidio, sostenendo di essere stato guidato da una voce demoniaca che gli aveva ordinato l'assassinio di tutta la sua famiglia. L'avvocato che lo stava difendendo ha provato a far leva sull'infermità mentale. Sono state infatti fatte molte visite a Ronald, molti esami che hanno effettivamente rilevato la presenza di disturbi psichiatrici. Inoltre, lui faceva anche uso di droghe quali eroina ed LSD. Tuttavia, la sua capacità di valutare i comportamenti fu considerata intatta e pertanto fu condannato per omicidio plurimo a 150 anni di carcere e fu rinchiuso in un carcere di massima sicurezza a New York. L'anno successivo, nel 1975, la casa fu acquistata da una coppia, i Lutz, che si trasferirono lì con i loro tre figli. Considerando gli eventi recentemente avvenuti nella casa, i Lutz decisero di contattare un sacerdote e di far benedire l'abitazione, ma durante il rituale il sacerdote udì una voce provenire dal piano superiore e questa voce aveva caratteristiche demoniache. Inoltre, quello che gli stava dicendo era di andarsene e di smetterla di benedire la casa. Subito dopo, sulle mani del sacerdote comparvero delle vesciche di origine apparentemente inspiegabile. Purtroppo questo non fu l'unico episodio, anzi le cose peggiorarono. La famiglia Lutz cominciò ad avvertire degli strani fenomeni all'interno della casa. Sentivano delle voci provenire dalle varie stanze, vedevano delle macchie sul muro e sul soffitto, delle quali l'origine non era spiegabile. Vedevano armadi aprirsi all'improvviso, sedie divelte, c'erano degli odori molto sgradevoli, al punto quasi da togliere il respiro, ma la cosa che più di tutto inquietava la famiglia era la presenza di un volto demoniaco che sembrava spiarli durante la notte. Ovviamente la famiglia era molto spaventata da questo e contattò una serie di medium, tra cui i coniugi Warren, che durante l'analisi di questi fenomeni rilevarono effettivamente la presenza di forze del male all'interno della casa. Ed Warren, quando stava analizzando la cantina, fu assalito da ombre e luci che tentarono di buttarlo in terra, e lo stesso accadde a Lorraine Warren, che fu assalita da forze del male. Inoltre, lei ebbe un incontro con lo spirito di Ronald De Feo Senior, e questo incontro fu talmente forte da portarla a pensare che la casa non si sarebbe mai liberata dalle forze del male. La famiglia Lutz, sempre più inquietata e spaventata da questi fenomeni, dopo 28 giorni di permanenza, decise di scappare a gambe levate da questa abitazione. Ovviamente questo ha attirato l'attenzione di tantissimi operatori dell'occulto, ma non solo, anche di curiosi, giornalisti e fotografi. Quindi furono state scattate anche moltissime foto, tra cui una molto inquietante che fu scattata da un fotografo professionista. E in questa foto si vede chiaramente il volto di un bambino che sembra proprio provenire dall'aldilà, ed è una foto effettivamente molto inquietante. Altre ipotesi che sono state fatte riguardano il fatto che la casa sembra essere stata costruita su un vecchio cimitero indiano, e questo sembra spiegare la presenza di forze del male.
Altre ipotesi riguardano il fatto che i Lutz potrebbero aver inventato tutta questa storia in accordo con l'avvocato di Ronald DeFeo Jr. Questo perché l'avvocato voleva tentare di convincere la giuria che effettivamente la casa era davvero infestata, che c'erano davvero dei demoni all'interno dell'abitazione che avrebbero convinto Ronald a sterminare tutta la sua famiglia. Quello che oggi si sa per certo è soltanto l'omicidio della famiglia De Feo, perché per il resto non ci sono mai state smentite né in un senso né nell'altro, quindi ancora oggi noi non sappiamo se questi fatti siano davvero accaduti oppure se siano stati inventati letteralmente dalla famiglia Lutz. Poi nel corso del tempo la casa è stata acquistata e venduta più volte, quindi si sono alternati diversi proprietari, ma nessuno di questi ha mai segnalato eventi paranormali o comunque inspiegabili all'interno della casa. In febbraio del 2017, quindi proprio quest'anno, è stata venduta per 605 mila dollari. Come vi dicevo prima, questa casa ha veramente attirato l'attenzione di registi e scrittori perché sono stati fatti film e libri su questa casa. Io devo dire che non ho letto nessun libro e non ho visto il film, neanche quello che è uscito di recente relativo a questa casa, ma non escludo ovviamente di guardarlo. Come vi dicevo, non si sa se questi eventi siano veri o no, quindi vi lascio la scelta se crederci o meno e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!